calendario delle prossime partite. Sono i padroni del proprio destino, una vittoria li proietterebbe aritmeticamente alla prossima fase. È tutto pronto per il calcio d'inizio. Benvenuti amici sportivi appassionati, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la fase a gironi della Coppa. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Formazione ospite che ha la possibilità oggi di centrare la qualificazione aritmetica alla prossima fase. Sanno che dipende tutto da loro, serve una vittoria e 3 punti per accedere al prossimo turno. Ecco l'11 di partenza del Rennes. 4-5-1 per loro oggi, che all'occorrenza potrebbe diventare un offensivo 4-3-3. Il tecnico punta molto sull'apporto dei due esterni, sia nella fase di non possesso, sia sul ribaltamento dell'azione, quando saranno chiamati a spingere per supportare l'unico attaccante di ruolo. Ecco l'11 della formazione ospite. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi, con due esterni offensivi e una punta centrale. Potrebbero essere la chiave del match, molto dipenderà dallo spazio concesso loro dalla difesa avversaria. Siamo giunti alla 5ª giornata della fase a gironi, gara che ha appena avuto inizio. Fin qui si sta rivelando un raggruppamento interessante, speriamo di assistere a una bella sfida anche oggi. Occhio al tiro, André. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Potevano sbloccare la gara. Eh già, avrebbero potuto aprire le marcature se avessero sfruttato al meglio questa occasione. Nulla è perduto comunque. Grenier. Finisse qui il match, avrebbero la qualificazione al prossimo turno in tasca. Vedremo quale sarà il verdetto al 90esimo, se chiuderanno già oggi o dovranno rimandare la festa. Hanno dimostrato di avere le qualità per tagliare questo prestigioso traguardo. Devono solo rimanere concentrati e giocare come hanno fatto finora. Sono iniziati i secondi 45 di gioco di questa sfida, penultima giornata della fase a gironi. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. A spazio, prova! L'allenatore sceglie un doppio cambio. Cross verso il centro dell'area. Può essere il gol del vantaggio. Era una buona occasione. Se l'è divorata calciando malamente sul fondo. Ha scelto di piazzarla con l'interno piede, da posizione invitante. Sì, però ne è uscita fuori una conclusione da dimenticare. Cerca la porta. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, Buona triangolazione. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Hanno dovuto penare più del previsto, ma hanno trovato il gol del vantaggio. Stavano comunque già dominando. Vantaggio strameritato. Occhio, ora la reazione avversaria. Non possono più nascondersi se vogliono arrivare al pari. Hanno
hanno segnato al termine di una splendida trama. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. Si è mosso con i tempi giusti, è arrivato di testa sul pallone, ha segnato un gran gol. Sicuramente avevano già provato in allenamento questo schema dalla bandierina. Grenier. André non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Qualificazione che non è arrivata oggi, ma il traguardo rimane possibile e non devono arrendersi adesso sul più bello. Oggi poteva essere la giornata giusta per festeggiare, c'è amarezza sui volti dei protagonisti, ma è comprensibile. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. Prestazione decisamente positiva la sua oggi. La ciliegina sulla torta del gol partita. Risultati della giornata. C'è l'atmosfera delle grandi occasioni sulle tribune, partita che si pronuncia interessante, speriamo di non essere smentiti. Con me, come sempre, Stefano Nava. Ben trovato, Pier. Eccomi, e un saluto agli amici all'ascolto. La squadra ospite può contare su una difesa praticamente imbattibile, la meno superata, la meno battuta del campionato. Poter contare su una difesa che prende pochi gol è un vantaggio enorme e permette spesso di portare a casa un risultato positivo anche quando gli attaccanti non sono in giornata. Ecco la formazione della squadra di casa. Partono col 4-5-1 che però può diventare anche 4-3-3. Il piano tattico sembrerebbe questo, Pierre. È così, deve averla preparata. Ecco l'11 della formazione ospite. Si schierano col classico 4-3-3 con due attaccanti esterni. Piano tattico mi sembra chiaro, puntare i difensori nell'uno contro uno per andare sul fondo e crossare in mezzo o per tagliare al centro e concludere direttamente in porta. Comincia dunque la gara. C'è il tocco sulla fascia. Cercano col tiki. Occasione per passare in vantaggio. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato.
ha lasciato partire un bolide che si è insaccato all'incrocio dei pali. Ha tolto praticamente le ragnatele dal 7, il portiere non poteva farci nulla. Sollievo dell'allenatore per la rete del vantaggio, ma la partita non è finita, attenzione. Prova! Non sono andati troppo lontano qui dal gol del pari. No, 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 assolutamente, la palla è uscita di pochissimo, sembrava già dentro da qui. Altro tentativo, c'era solo la potenza. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Archiviata dunque la prima frazione di gioco con la squadra ospite in vantaggio. Poter contare su una difesa impenetrabile come la loro è un bel vantaggio. Se poi anche gli attaccanti sono in giornata, beh, allora per gli avversari c'è poco da fare. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Apre il gioco. Occhio al cross sul primo palo. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. E hanno trovato il gol della parità. Grande determinazione da parte di questa squadra. Non vogliono saperne di darla vinta ad un avversario nettamente più forte sulla carta. Occhio al tiro. Pallone in mezzo. La tocca, sarà calcio d'angolo. Palla ancora in calcio d'angolo. Buon pallone filtrante. Prova la botta. Palla che colpì. Attenzione! Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piera, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. A sorpresa, si porta in vantaggio. La grande prestazione di questa squadra, eccitante. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Scaduto, arriva il triplice fischio del direttore di gara. Arbitro che chiude dunque il match. Io sono rimasto colpito dalla prestazione di questa squadra, dallo spirito mostrato. Erano sfavoriti, ma hanno giocato veramente alla grande. Sì, purtroppo non è bastato ad evitare la sconfitta. Oggi la squadra ospite non era certamente al meglio della condizione. La difesa mi è sembrata meno concentrata del solito e la sconfitta è arrivata puntuale. Una sconfitta in trasferta può starci, non devono demoralizzarsi. Forse oggi qualche meccanismo difensivo non ha funzionato come previsto. Risultati della giornata. Giocatori che si sono infortunati nella partita di oggi. Migliore squadra della settimana. Il migliore giocatore del mese.
Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Benvenuti, la Piero Cipardo e Stefano Nava. Come vedete, si gioca sotto una fitta nevicata, le condizioni non sono ideali, ma insomma magari troveremo comunque spettacolo. Freddo, difficile giocare, muoversi su un terreno simile è quasi impossibile. Situazione affollata in vetta, con più squadre racchiuse in una manciata di punti, si preannuncia una bella lotta per il titolo. Sono in molte che sperano di alzare il trofeo al termine della stagione, e poi avere più squadre vicine tra loro rende il campionato sicuramente più interessante, piuttosto che assistere alla fuga solitaria di una. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Il loro piano tattico abbastanza chiaro, semplice: 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo, che di solito sa regalare parecchio spettacolo e azioni da gol. Ecco la formazione della squadra ospite. L'allenatore ha deciso di schierare in campo la propria squadra oggi col classico 4-3-3. Il tridente composto da una punta centrale e da due esterni offensivi, che di solito partono larghi per accentrarsi e andare alla conclusione, o puntano verso il fondo per crossare in mezzo. Tutto pronto, si parte. Occhio al tiro. Si ripartirà con il corner. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Hanno sciupato l'occasione del vantaggio. Male qui l'attaccante, male. Da lì doveva segnare. Il tocco dentro. 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo. L'atteggiamento della squadra avversaria, vantaggio direi più che meritato. Sono stati molto bravi nel capitalizzare questa palla a gol. Attaccante bravo qui ad avventarsi su questo cross dalla destra e a fare secco il portiere. Non poteva sciupare una palla così limpida, no. Cross perfetto per l'attaccante, che non si è fatto pregare e l'ha messa dentro. Ottimo l'inserimento e la conclusione, niente da fare per il portiere. Il tecnico è sicuramente contento per il gol, era importante passare in vantaggio. Occasione importante per pareggiare. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Parità dunque ristabilita fra le due squadre. Vedremo adesso chi avrà più forza per rompere l'equilibrio. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Ha mandato in frantumi le speranze degli avversari di chiudere il primo tempo in vantaggio con un gol nei minuti finali. Una mazzata che potrebbe cambiare le sorti dell'incontro nella ripresa. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Difesa che deve fare attenzione qui. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Buono il lancio, prova la botta. Si sono portati in vantaggio con un gol che era nell'aria per come stavano interpretando il match, Stefano. Questo gol è il giusto premio per quanto hanno fatto vedere finora. Devono continuare così.
guai a mollare la concentrazione già adesso. Non penso fosse possibile calciare con più violenza, una conclusione imparabile, entrata sul lato sinistro della porta avversaria. Credo che possano davvero essere soddisfatti della loro stagione. Assolutamente. Sono lì tra i primi e possono sperare nella vittoria finale. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Prova ad andare. Bel tentativo con pallone che è terminato sul fondo dopo aver picchiato contro la traversa. Ha provato la botta, ma ha alzato troppo la mira. Peccato. Ecco il triplice fischio che mette fine al match. Un'altra vittoria questa, dunque, che rafforza la loro posizione in classifica. Sono lì coi primi, Tutto è ancora possibile. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Può essere soddisfatto per come ha giocato, ma soprattutto per aver dato un contributo fondamentale al successo della sua squadra, mettendo a segno la rete decisiva. Risultati delle partite. Statistiche giocatori.